Ben trovato al pubblico di Vada Retro in questa nuova puntata del nostro settimanale dedicato al mondo dell'occulto. Oggi vi vogliamo provare a raccontare quello che è il libro, forse uno dei libri più complicati, più difficili, di difficile interpretazione delle Sacre Scritture, ovvero parliamo dell'Apocalisse. E in particolare vogliamo affrontare insieme al nostro ospite quella che è quello che sarà la battaglia, il duello finale tra il bene e il male. Ovviamente per parlare di questa battaglia, di questo duello all'ultimo sangue, dovremo anche parlare di chi sono gli attori principali di queste due fazioni, no? Quindi del bene e del male. Vado a dare il benvenuto al nostro ospite, a Walter Binni, grazie per essere qui. Grazie a voi. Cos'è l'Apocalisse? In poche parole, cioè noi dobbiamo tentare di raccontare questo libro così affascinante, anche così per certi versi ancora misterioso, no? Che tratta appunto insomma, del bene, di questa lotta tra il bene e il male. Cos'è l'Apocalisse? Ma l'Apocalisse come libro l'hai introdotto bene tu, cioè è l'ultimo testo del canone biblico per la Chiesa. È un libro molto difficile, nel senso che è un libro consolatorio, è un libro scritto in un'epoca di grande persecuzione, no, per la Chiesa, però c'è anche un'apocalittica, un'apocalisse di eventi, qualcosa di storico, forse metastorico, qualcosa che verrà proprio alla fine, e quindi bisogna sempre stare attenti di cosa parliamo, se è appunto del libro della rivelazione, apocalisse appunto vuol dire rivelazione, o degli eventi storici che possono portare a quell'epilogo. Quindi sostanzialmente noi c'è una, come dire, una sorta di spaccatura tra virgolette che sorprende gli esegeti, cioè una parte degli studiosi dell'Apocalisse ritengono ovviamente al loro giudizio che l'Apocalisse sia soltanto simbologia, mentre c'è un'altra parte di esegeti, di studiosi che invece affermano il contrario. Walter Binni, prima di cominciare però noi abbiamo chiesto a quello che è considerato uno dei più grandi studiosi dell'Apocalisse al mondo, a padre Ugo Vanni, un gesuita molto anziano, e ringraziamo per averci ricevuto. Abbiamo chiesto a lui sinteticamente, ma raccontato sempre con molta passione, cos'è questa battaglia tra il drago e il bene. Vediamo. La lotta proprio diretta, fra allora il sistema terrestre, come una battaglia tra il sistema terrestre e tutto, diciamo, questo darsi da fare, questa organizzazione proprio del demoniaco, no? Proprio una lotta così, una lotta che poi si sviluppa proprio piano piano e porta alla fine, diciamo, prima c'è una, come dire, proprio nello sviluppo ulteriore, no? Prima c'è una disattivazione completa, ecco, alla fine anche del drago, no? Così. E poi anche delle figure che vengono fuori dal drago, e sono appunto la prima bestia, la seconda bestia di cui si parla spesso, no? E che tutte e due le bestie si riferiscono a una situazione statale, come era a Roma, ecco, che si fa adorare. Quindi a Roma c'era sì, un paganesimo, ma appunto un paganesimo in cui l'imperatore che comanda, diciamo, è una divinità. E quindi può comandare tutto e può essere adorato. E deve essere adorato. Augusto. Sì. Sacro, no? Sì. Può comandare tutto e poi esige addirittura un culto. Ma non tanto il culto che esige, ma il fatto che ha il diritto proprio di comandare su qualunque cosa, di decidere qualunque cosa. Questo qui il cristiano non lo può accettare. Quindi il drago, le due bestie. Le due bestie, appunto, la prima bestia appunto è una figura appunto di questo stato che si fa adorare, no? La seconda bestia è la propaganda che dà vita a questo stato. Perfetto.
sì. A un certo punto questo sarà chiamato anche dopo il falso profeta. Quale? Chi sarà chiamato? La seconda bestia. È il modo in cui si propaga, sì, l'adorazione pagana. Pagana, praticamente. Lei fa pressione, una pressione proprio di come dire, insomma, in tutti i modi, proprio sulla opinione pubblica, sulla gente, proprio per realizzare questo. Ma nell'intenzione dell'autore, il falso profeta è una persona? No. Un'energia, cos'è? È una situazione, diciamo, è così. Le situazioni possono essere diverse, c'è, a meno quelle che è presente l'autore, c'è una situazione più generale, corrisponde più o meno a una situazione di Stato o di impero, tipo l'impero romano allora, ecco, da cui prende lo spunto, ma non si riferisce soltanto né principalmente all'impero romano, parte da quello e poi fa una figura, diciamo così, valida sempre. Diciamo, ormai, quindi uno Stato comunque totalitario e pagano. Sì, Stato totalitario e pagano, proprio così, non è accettabile proprio da cristiano. Sempre su questa linea, ecco, questa propaganda appunto è chiamata anche propaganda di falso profeta, cioè questo Stato così come si regge? Si regge proprio sulla pressione che viene fatta sulla gente da tutti gli, come dire, i sistemi, proprio quasi potremmo dire da elezioni, insomma, esatto. Tutti i sistemi che si possono mettere in moto per fare pressione sulle persone. Non so se mi spiego. E questi sono due elementi negativi, quindi abbiamo il drago, la prima bestia, la seconda bestia, e poi abbiamo una terza figura di cui parla così, e sono i re della terra. Li possiamo chiamare senz'altro centri di potere. Centri di potere, così, no? Negativi naturalmente, potrebbero essere anche positivi, no? Allora tutto questo insieme porterebbe, diciamo, a una situazione proprio così contraria a Dio, contraria a Cristo, eccetera, però a un certo punto questi spariranno. Quindi, Padre Vanni, è stato chiarissimo, no? Qui entriamo senza voler minimizzare né ovviamente fare esegesi, no? Cosa succede? Il libro dell'Apocalisse racconta di questa battaglia, no? Di questa battaglia all'ultimo sangue, e i cui personaggi principali sono quelli che abbiamo ascoltato. Quindi il drago, la prima bestia, la seconda bestia o falso profeta, e poi i regnanti della terra. Walter Binni, è solo una simbologia secondo il suo punto di vista, o c'è qualcosa di più? Ma sicuramente dal punto di vista esegetico, come in maniera chiara, esaustiva, Padre Vanni ha detto, sembrerebbe simbologia, ma dietro la simbologia c'è qualcosa d'altro, anche perché nella storia della Chiesa ci sono state tantissime interpretazioni di grandi, oggi li chiameremo biblisti, noi possiamo parlare anche di santi, di mistici, che hanno preso il testo dell'Apocalisse come paradigma per i tempi che stavano vivendo e cercavano di attualizzare in quel periodo della storia che stavano vivendo, nel primo millennio, nel secondo millennio. Inquadriamolo storicamente, cioè, quando viene scritto il libro dell'Apocalisse? Ma siamo praticamente all'inizio del secondo secolo, ma la cosa strana è che è stato tardivamente canonizzato nelle chiese d'Oriente, probabilmente perché si sentivano, come diceva Padre Vanni, appunto, questa romanità imperiale colpita, messa sotto l'obiettivo della geografo, della scuola giovannea. E quanto è durata il tempo per raccontare questo libro fantastico? Quanto è durato? Per la canonizzazione? Sì. Ma lì c'erano canonizzazioni di varie chiese locali, comunque noi possiamo concludere il ciclo intorno al IV-V secolo. Quindi nel IV e V secolo, ovviamente dopo Cristo, abbiamo avuto la certezza, diciamo, cattolica universale della canonicità del libro dell'Apocalisse. Ancora oggi in alcune chiese non è inserito, c'è ad esempio il libro di Enoch, non il libro dell'Apocalisse, in alcune chiese anche legate a Roma, voglio dire, quindi... Però i tempi sono fondamentali, no? Perché assolutamente non vogliamo ovviamente fare i pignoli, ma è soltanto perché adesso quello che pian piano verrà fuori è un quadro che per certi aspetti appunto può essere una visione alternativa quantomeno dell'Apocalisse. La domanda è questa, noi ci siamo chiesti, no? Spesso l'Apocalisse viene identificata con l'Anticristo, certo. Ma effettivamente l'Apocalisse parla dell'Anticristo? E ovviamente l'abbiamo chiesto sempre a Padre Vanni.
la parola anticristo non viene mai nominata. Sì. E cosa attribuiamo noi con la parola anticristo? Ma praticamente io credo che una sostituzione proprio precisa non è secondo la linea dell'Apocalisse, a mio vedere. Cioè, perché non si tratta di una persona, potrebbe anche accadere che una persona così, ecco, si mette o nello schema appunto proprio diretto del drago, o nello schema della prima bestia, o nello schema della seconda. Sono schemi più o meno con un'equivalenza di fondo, ma con una attività diversa. Allora, spieghiamo bene, quindi il drago, quale sarebbe l'attività del drago? Il drago è quello appunto proprio di ingannare, cioè, non è neanche, possiamo dire, il demoniaco nella prima fase, no? Così, ma è quello che dal demoniaco, ecco, riceve un poco tutti gli impulsi proprio negativi a far sì che questo mondo che Dio vuole creare, che Cristo vogliono creare, il sistema appunto di Cristo, sia distrutto, non abbia successo. No, questo è il drago. La prima bestia invece... La prima bestia, diciamo, possiamo dire, è l'attività del drago, però diciamo vista proprio come un'attività collegata un po' con la vita sociale. In generale, la vita sociale anche insomma di un impero. Ecco, l'altra è appunto una parte, la seconda bestia, è il falso profeta, cioè quello appunto che inganna appunto gli uomini, facendo sì che gli uomini lasciano vivere, sostengano diciamo la prima bestia, no? Walter Binni, quindi nel libro dell'Apocalisse non è mai citato l'anticristo, c'è un motivo? Ma credo che Padre Vanni l'abbia spiegato bene, è talmente una figura sui generis che può essere adattata in ogni epoca che non era necessario specificarla, mentre specificato invece il discorso del, in Apocalisse 13:8, il discorso del 666. Che vuol dire? Ma innanzitutto mi viene da ridere perché oggi, parlando di globalizzazione, si cerca magari di demonizzare internet, qualche scuola fondamentalista americana ha tirato fuori www, no? In ebraico il 666. In realtà il testo greco parla di 666 ed è lo stesso Giovanni a dare la risposta, perché dice: chi ha intelligenza conti il numero d'uomo, e secondo un calcolo di gematria abbastanza elementare che si può trovare anche su testi anche recenti, io ho collaborato anche a queste cose, vuol dire 666 è praticamente anthropos, vuol dire l'uomo. E qui ci ricolleghiamo col discorso che ha fatto Padre Vanni, cioè l'umanità quando politicamente e religiosamente si oppone al potere del Cristo. Quindi il 666, che spesso viene identificato come il numero dell'anticristo, è il numero... 666, e secondo il calcolo della gematria vuol dire anthropos. Quindi anthropos, quindi cioè l'uomo. L'uomo. Perfetto. L'uomo inteso come diceva Padre Vanni, l'uomo organizzato in questo senso. Succede questo, che nell'Apocalisse, che in parte può essere simbologia, in parte può essere veramente un racconto del futuro, succede che comunque l'autore dell'Apocalisse, San Giovanni, attenzione, non è da confondere con San Giovanni l'Evangelista, ma comunque l'autore dell'Apocalisse comunque dà delle informazioni molto ben precise sulla geografia di questi luoghi. Certo. Per esempio, qualcuno di questi, quale può essere di queste informazioni geografiche? Ma la classica è la città sui sette colli, che in tutti i commentari possibili e immaginabili viene definita e indicata come Roma. Cioè Roma è la città dei sette colli in merito a cosa? Cioè perché viene citata come... Probabilmente perché, come diceva appunto Padre Vanni parlando dell'impero, essendo questo un testo di consolazione durante una persecuzione romana, ecco perché ad esempio il 666 fu attribuito per esempio a Nerone, Diocleziano, no? A tutti i commentari, cattolici e non cattolici dicono queste cose, si vede Roma, ma probabilmente avrebbero dovuto vedere, cioè, la romanità, non tanto la città di per sé. Ma perché non c'è solo Roma con sette colli, ecco, voglio sì, dire. Sì, però un momento, cioè, perché viene, perché parliamo di questa città dai sette colli? Perché cioè, nella, riferimento a cosa? Perché nell'Apocalisse, al capitolo 17, viene identificata come la città dove si manifesterà questo falso profeta, ed è una città appunto su sette colli, dove regna questa prostituta, e quindi questa figura femminile della prostituta che si identifica con la città sulla quale regna, una città di sette colli. Una città di sette colli, la fermo perché qui arriva la, come dire, la novità, no? Lei è stato autore
di una tesi di laurea discussa all'Università Europea, e in cui afferma che questa città, o meglio non l'afferma, lei raccoglie delle informazioni, poi vedremo di chi, questa città su cui si dovrebbe manifestare quello di cui parla il libro dell'Apocalisse, cioè il falso profeta, potrebbe non essere Roma. Prima di scoprire quale potrebbe essere questa città, a cui viene comunque attribuito comunque qualche modo, cioè non è certo una pubblicità positiva che vi viene fatta ovviamente a questa nuova città, però non lo dice né lei né ovviamente parte dell'esegesi, lo dice un santo. Adesso vi mostreremo un quadro, o meglio un mosaico, in cui è raffigurata una donna. Vediamo di cosa parliamo. E uno dei sette angeli che hanno le sette coppe venne e parlò con me. Vieni, ti mostrerò la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione. L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta che era coperta di nomi blasfemi, aveva sette teste e 10 corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Teneva in mano una coppa d'oro, colma degli orrori e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla sua fronte stava scritto un nome misterioso, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e degli orrori della terra. E vidi quella donna, ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Al vederla fui preso da grande stupore, ma l'angelo mi disse: «Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta, quella che ha sette teste e 10 corna. La bestia che hai visto era, ma non è più. Salirà dall'abisso, ma per andare verso la rovina, e gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita fino dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà». Walter Binni, chi è questa donna? Sì, detta così viene in mente Procopio di Cesarea, che la descrive in effetti come una persona piuttosto ambigua. Era l'imperatrice di Costantinopoli, la moglie di Giustiniano, Teodora. Teodora. E cosa c'entra Teodora con l'Apocalisse? Ma di per sé non c'entrerebbe apparentemente nulla, nel senso che bisognerebbe vedere perché, secondo alcuni recenti studi, il committente santo teologo, primo arcivescovo della Chiesa occidentale, l'ha descritta in questo modo, lui che sapeva di Apocalisse e di Apocalittica. Di chi parliamo? Parliamo di San Massimiano, vescovo, arcivescovo di Ravenna, che ha vissuto praticamente tutta la sua vita a corte a Costantinopoli, ha conosciuto chiaramente Belisario, Narsete, soprattutto Procopio. Era il braccio destro, l'uomo di fiducia di Giustiniano, in un periodo in cui, non dimentichiamolo mai, sempre visto che dobbiamo parlare di Apocalisse, quei territori furono colpiti da una peste devastante che colpì l'imperatore stesso e che fu miracolosamente guarito, non si sa come, non si sa da chi. E quindi piaga di peste, città sui sette colli, colei che era la regina, la prostituta, e aveva questi natali. Giustiniano, per poterla sposare, dovette cambiare una legge che suo zio e soprattutto la zia, cioè la moglie di Giustino, avevano fatto proprio per impedire matrimoni con donne, chiamiamole, di malaffare. Walter Binni, ma questa donna, no, che è l'imperatrice Teodora, rappresenta l'impero d'Oriente, quindi rappresenta l'impero di Costantinopoli. E secondo lettura che dà San Massimiano, la possibile lettura che dà San Massimiliano, secondo quello che uno a naso potrebbe pensare, soprattutto secondo altri elementi che poi in qualche modo sorreggeranno questa ipotesi, la città
dove si dovrebbe manifestare il falso profeta, potrebbe, come quantomeno potrebbe, non essere Roma, ma in questo caso Istanbul. Perché Istanbul? Perché appunto Teodora è l'imperatrice di Costantinopoli, oggi conosciuta come Istanbul. Capitava spessissimo nell'antichità che alcuni santi leggessero il proprio momento come la fine dei tempi, soprattutto perché c'era in quel periodo questo Cesare Papismo, questo imperatore che era veramente l'unto del Signore, doveva essere un santo lo sposo. È chiaro che se di fianco a questo uomo c'era una donna ambigua che si è macchiata, questo obiettivamente, storicamente, del sangue dei martiri, non dimentichiamo mai che lei è stata responsabile di una deposizione di un papa, di patriarchi di Costantinopoli, ha tenuto in prigione per 7 anni il pontefice romano a Costantinopoli, tant'è che Massimiano ha dovuto supplire a questa sede vacante, certo, d'arcivescovo. Quindi, vedendo questa situazione, un cronista di corte poteva legittimamente vedere una cosa del genere, però non poteva farlo perché lei poteva avere potere di vita o di morte, no? Quindi la cosa molto strana è che questo pannello è stato fatto in 11 mesi mentre era malata, probabilmente di cancro, e infatti lei morì alla fine di questo ciclo musivo e non mise mai piede a Ravenna, né lei né lui. E Massimiano, che o ha preso una cantonata infinita, ma non credo, perché sono tanti e troppi motivi di identificazione, di sovrapposizione questa figura, come viene descritta, la porpora, il mantello, il calice d'oro, e il fatto che lei regnava, sedeva, nel senso proprio di governo, sulla città dei 7 colli. E qual è questa città? Costantinopoli. Oggi? Meglio. Oggi è Istanbul. Devo dire una cosa però, noi siamo abbastanza giovani da ricordarci, no, la guerra fredda. Io ricordo agli inizi degli anni 70 alcune scuole fondamentaliste americane, fatte anche da persone in gamba, che vedevano, quando c'era la lotta tra il bene e il male, cioè tra l'America e la Russia, la città dei 7 colli su Mosca, la terza Roma, che anche lei fu ovviamente fondata su questa simbologia numerica del 7. Quindi negli anni 70 alcune scuole fondamentaliste davano questo taglio. Per noi è ridicolo, come può essere ridicolo pensare a Costantinopoli. Il problema è che ci dobbiamo porre: come mai un santo esperto di scrittura della scuola, chiaramente di Girolamo, perché era un dalmata, Massimiano, non ce lo dimentichiamo mai, è stato un grandissimo, dicono gli autori, Agnello dell'VIII secolo, VIII-IX secolo, dice che era un grandissimo esperto di liturgia, di sacra scrittura. Parliamo di San Massimiano. Massimiano, ma San Massimiano, il committente, l'arcivescovo, il primo arcivescovo, ripeto, dell'Occidente. Mi sembra strano che abbia preso tutte queste cantonate. Cioè, se lui ha fatto una lettura dei propri tempi dicendo: attenzione, il male non è Giustiniano, il male è lei. Il male è lei, e la indica in una maniera quantomeno strana. Poi, ripeto, la cosa che, ma non è tanto un'idea mia, gli esperti di storia dell'arte vedono ultimamente, e mi riferisco agli studi per esempio del professor Barber della Notre Dame University, anche lui si sta ponendo il problema se l'interpretazione corrente di questo mosaico sia quella della celebrazione della coppia imperiale e non ci sia dietro invece un messaggio molto diverso come documentazione storica. Quindi già pone dei problemi come storico dell'arte, non è il mio mestiere, io sono laureato in storia, in teologia, io non posso dire questo. Certamente da lettore attento, e sapendo che all'epoca facevano questo tipo di interpretazione, dico: che messaggio ci lascia? Perché ad esempio il mantello dell'imperatrice è bollato con 3 re magi, lei che era la domina dei monofisiti, mentre i 3 magi vengono da un Vangelo nestoriano armeno, che ovviamente la Chiesa non considera canonico. Perché questo discorso dell'adorazione Cristo Dio, Cristo uomo? E in fondo al mantello si vede. Perché questa cosa? Però basta solo questo, solo questo indizio che ci fornisce, lo ripetiamo, un santo della Chiesa, quindi San Massimiano, ci dice: guardate, la città dove si potrebbe manifestare, ovviamente il condizionale d'obbligo, il falso profeta, è una città dei 7 colli, ci dice l'Apocalisse. San Massimiano ci dà un indizio in più, ci dice: guardate, può essere anche che
l'imperatrice, che è imperatrice di Costantinopoli, possa rappresentare la città. Assolutamente. Ma basta solo questo, prima però di farle rispondere, vediamo cosa dice anche padre Vanni. Guardiamo. Quadro simbolico, il quadro del drago, il quadro della prima bestia, della seconda bestia e il quadro appunto di questi re della terra, no? Ecco, sono tutti quadri, diciamo così, ecco, che lui presenta con una certa esattezza e probabilmente li vedeva qua e là, no? Ma una volta che ne fa un simbolo ci vuol dire questo qua, no? Guardate la vostra storia, guardate la situazione in cui vi trovate a vivere voi cristiani, guardate, se trovate questi dati qua nella vostra storia, ecco, questi vi dicono come giudicarla, so, questa vostra storia. Quindi se trovate questi dati negativi, ciò che sono negativi, se li vedete là, realizzati là, quindi dove vivete... Quindi la stiamo già vivendo, per intenderci. Sì, dove voi vivete, sì, sì. Però da quello che lui, che dice l'autore, la stiamo già vivendo questa storia. La possiamo vivere, non necessariamente la viviamo tutta insieme. Però se quelli sono gli indizi, sicuramente sì. Parte la stiamo vivendo. Sì, 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 indubbiamente. Cioè, partono giudizi che partono dalla situazione che stava vivendo anche lui. Però è falso dire che l'autore c'è una specie di, come dire, proprio di odio, quasi di rabbia antiromana, ecco, che troviamo per esempio in altri scritti anche del tempo, ma che non sono suoi, a tutt'altra gente. Ecco, a un certo punto ci sarà, ecco, tutta una, come dire, una serie di elementi proprio negativi, quindi anche di forze proprio negative, e così verranno appunto dalla zona appunto dell'Eufrate, e così, ma anche l'Eufrate è simbolo. Quindi non è la regione, no, ma è un simbolo, da quella regione là verranno, e ci sarà appunto questa specie proprio di scontro, e ci sarà appunto del fuoco che cadrà dal cielo e che distruggerà il male. Questo lo dice. Però diciamo, ecco, prima di dire questo, questa sarebbe la cosa proprio finale, no? Prima di dire questo dice che queste singole come dire, proprio protagonisti, questi singoli protagonisti appunto del male, il re della terra, e, come dire, proprio la seconda bestia, la prima bestia, il drago e il demoniaco, proprio così, ecco, uno per uno a un certo punto sono come disattivati e messi proprio in uno stagno di fuoco e di zolfo, cioè praticamente messi là dove non possono più far niente, cioè disattivati completamente, quindi il male che loro hanno non ci sarà più. Quello che abbiamo sentito è il finale di questa battaglia, no? Manca una ricostruzione che comunque l'autore dell'Apocalisse fornisce sicuramente in modo anche simbolico, però magari anche in modo molto concreto. Però, Walter Bini, basta questa curiosità, questa, come dire, questa indicazione che ci dà San Massimiano per poter stabilire come alternativa alla città di Roma, quella di Istanbul, per la sede in cui si manifesterà il falso profeta descritto dall'Apocalisse? Basta solo questo? Premetto che il nostro sforzo è sempre stato quello di cercare di vedere, fare domande. Io non posso dire che Massimiano abbia detto, posso dire una cosa molto più seria. Perché ha manifestato il suo pensiero in questo modo, creando più problemi alla corte che non risolverli? Esatto. E diventa quantomeno strano. Fosse stato, tra virgolette, un ignorante, lo potrei capire, ma qui siamo di fronte a un gigante dell'epoca, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista della religione, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista della Bibbia. Certamente, leggendo di una città che è sul mare... Questo dice sempre il libro dell'Apocalisse. Roma non è sul mare. È inutile che dicano, ma aveva il porto vicino... Questa è una città di mare descritta in maniera minuziosa, indicando perfino che tipo di commercio si faceva, compreso quello delle anime degli uomini, cioè la schiavitù. Per intenderci. Si parla c'è un elenco dettagliato di cose che venivano mercanteggiate su questo mare, e poi c'è questo
terremoto che dividerà la città in tre. E mi sembra che terremoto, peste, la città sul mare, quelli che avevano le navi in mare videro la città distrutta e cominciarono a fare cordoglio, cominciarono a dire: ma oh povero me, questa gran città, la città di tutte le città, finirà in un attimo. Evidente che si parla di qualcosa che può tranquillamente essere definito come un terremoto. Quindi il fatto che lui abbia vissuto, parlo di Massimiano, in questa città, abbia visto lo splendore infinito che ebbe, dopo Giustiniano iniziò davvero un crollo, no? E di questa romanità, ecco. Però sinceramente Roma non è così indicata come potrebbe invece essere indicata la città nella quale Massimiano ha vissuto, cioè Costantinopoli, oggi Istanbul. Ci sono anche il fatto, ad esempio, dei sette re di cui parlava padre Vanni. Cinque sono stati, uno è, una da venire. L'ottavo, così dice l'Apocalisse. Così dice, I sette re c'erano già stati da 700 anni, quando è stata scritta, 800 anni, è certo. E allora si è cominciato a parlare di dinastie. Uno può dire quello che vuole, ma la domanda che ci dobbiamo porre è: perché Massimiano deve aver fatto un errore così clamoroso nel descrivere la sua imperatrice in un modo così blasfemo? Questo è il problema. Forse perché era una, come dire, una protettrice di, appunto, di teorie, di eresie, che mettevano in dubbio la vera natura di Cristo? Assolutamente sì, perché lei era la padrona e la patrona e la domina dei monofisiti, su questo non c'è alcun dubbio. Storicamente quello che lei ha fatto è documentato, non si inventa niente. Il problema è che Massimiano, che era l'uomo di Giustiniano Corte, non solo, li ha vissuti in prima persona. Come poteva stare un santo, dico io, a vedere un papa deposto e un altro in galera per 7 anni? Come poteva stare a vedere 35.000 persone uccise in una notte sola? Come poteva stare un santo a vedere la deposizione dei patriarchi di Alessandria, di Costantinopoli? Oltretutto lui era mandato dal marito di Teodora, sembra una soft opera, non so come definirla, però era così, a tappare le falle fatte dalla moglie. Doveva essere l'uomo della mediazione. Viene mandato a Ravenna perché Ravenna era il grande problema, la grande capitale, ma il grande problema dell'Occidente. Cioè quando c'era qualcosa di importante, Giustiniano mandava Massimiano e Massimiano doveva a corte vedere queste cose. Procopio di Cesarea, che ha scritto l'aneddota dove ha parlato malissimo della coppia imperiale, oggi viene considerato poco e niente, ma all'epoca è considerato lo storico. E quindi, oltre a tutto questo, cioè per insomma, riassumere, no? Quindi l'Apocalisse non è così chiara, parla appunto di questa città dei sette colli, parla appunto di terremoti, di città sul mare, ci aiuta San Massimiano dicendo, facendo questa associazione, no? Con una descrizione apocalittica e la figura di questa imperatrice. C'è altro che può in qualche modo sostenere questa tesi che sia proprio Istanbul la città di cui parla l'autore dell'Apocalisse? Ma le tesi sono tante. Una che può venire in mente così, diciamo, pensare che tutta l'Apocalisse si rivolge alle sette chiese che sono proprio nell'attuale Turchia. Cioè non a caso, cioè, noi non dimentichiamoci mai che la terra santa dei cristiani, dove nasce veramente il cristianesimo, al di là del fatto di Gerusalemme, ma lì non è solo la città dei cristiani, è la Turchia, è in Turchia, Saulo, Paolo è della Turchia, le chiese dell'Apocalisse sono chiese turche, quindi non vedo questo problema nell'identificare nella città che è ma non è ancora. Bellissimo, quando Giovanni dice è ma non è ancora e sarà. E Bisanzio era all'epoca della redazione di Giovanni un borgo greco già fondato da almeno 400-500 anni, ma era limitato proprio alla punta estrema del Bosforo, era proprio veramente una città. È stato Costantino che l'ha allargata e l'ha fatta diventare sua capitale su sette colli, la nuova Roma. Ecco che è importante quello che dice, a mio avviso, padre Vanni, quando parla di un sistema, di un modo d'essere, esatto, di un apparato, di una romanità. Ma andare a dire che è Roma,
E vedere questo su testi cattolici io inorridisco, perché poi chi sono i grandi propagandisti dell'anticristo che siede a Roma vestito di porpora? Il Papa. E chi sono questi? E ovviamente tutte le chiese, o chiese meglio, congregazioni che si rifanno a un certo tipo di cristianità, di matrice certamente non cattolica, che vedono in Roma e nel Papa l'anticristo, ma lo dicono apertamente. Ma io dico, ma è mai possibile che nella tradizione della Chiesa latina, e non solo, in questo caso non solo latina, non ci sia stato nessuno che abbia detto, guardate che Roma non c'entra niente. Ma andiamo ancora avanti. Cosa dovrebbe succedere se fosse o Roma o Istanbul? Cosa dovrebbe succedere? Cioè, perché è così, secondo lei, perché è così importante capire di quale città parliamo? Perché sarà la città che riuscirà a portare quella finta pace sulla terra dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista religioso. Io potrei ipotizzare, per esempio, ma non lo dico perché me lo invento, è perché ci sono questi segnali, che prossima riunione del Parlamento delle religioni potrebbe tranquillamente essere Istanbul. È già stato fatto, è già stata fatta la richiesta. Da parte del governo turco? Da parte, no, non so se è del governo, però dunque, sicuramente delle autorità religiose turche. Diciamo che dal punto di vista politico sarebbe una cosa molto importante che questo avvenisse a Istanbul, perché in effetti è la città di ponte tra Oriente e Occidente. Potrebbe essere la città della pace futura, della pacificazione delle religioni. Dico io, ma è una pace di che tipo? Io pongo domande, non posso dare risposte, non è possibile. Io pongo domande esattamente come forse le poneva Massimiano, cercando di capire il suo pensiero. E la città dove si manifesterà, quindi o Roma o Istanbul, o quella che ovviamente poi sarà effettivamente la città, ci sarà anche lo scontro finale, lì che ci sarà lo scontro? Cosa dice l'Apocalisse? Lo scontro non avverrà nella città nella quale si manifesterà, questa città dell'irenismo politico religioso, perché l'orologio di Dio è Israele, la città è Gerusalemme. Non a caso questa città rimanda poi allo scontro finale che avverrà a Gerusalemme. Su questo non per questo si conclude l'Apocalisse, certo, con la Gerusalemme celeste, proprio per alternarsi a quella terrestre. Sì. Quindi alla fine, visto che siamo in chiusura, è tutta la domanda è sempre quella, è tutta simbologia l'Apocalisse? È solo per raccontare dal particolare al generale o è qualcosa di più? Ci sono vari livelli. C'è il livello sicuramente di simbolismo, ne ho parlato prima, 666, la gematria è il calcolo del termine della parola uomo, ma ci sono vari livelli di lettura, c'è anche c'è un livello anche spirituale, un livello anche meramente legato proprio al primo approccio che è quello della lettura. Quindi letterario, poetico. Letterario, poetico, che non vuol dire fondamentalista, Dio certo, ce ne scampi, però un'anima che legga il testo e si dovesse imbattere nel messaggio musivo di Massimiano, beh, qualche problema se lo pone leggendo il testo di fronte a questo tipo di raffigurazione. Cosa c'entra l'Eufrate? Le ultime domande proprio. Cosa c'entra l'Eufrate? Ma perché l'Eufrate, vabbè, non, diciamo che non è che c'entri direttamente, però da alcuni studi è molto possibile che la città dove nasce l'anticristo sia Ninive. Oggi Iraq. Oggi in territorio iracheno, la città dalla quale nascerà colui che sarà, diciamo, lo scandalo del mondo. È più o meno la stessa frase che usano i profeti quando parlano di Gesù. Da te nascerà colui, no? Insomma, Michea, ecco. E lì invece la stessa frase viene detta su Ninive, e quindi si parla appunto dell'Eufrate, nel senso di là dal fiume, come luogo di nascita. Walter Binni, perché, una mia curiosità, perché l'Apocalisse, o meglio, l'autore dell'Apocalisse parla di due bestie? Non ne bastava una? Ma si parlava, per esempio, prima che si manifestasse Gesù, anche di due messia. Il messia per noi è sempre uno, no? Ma in realtà erano due, il messia davidico, cioè il potere politico, il re, e quello aronide, il sacerdote, il potere religioso. Non a caso in Matteo, quando c'è la famosa domanda, sei tu che devi venire, noi dobbiamo aspettare un altro, del Battista quando era in prigione,
È proprio questo, cioè gli sta venendo il dubbio contrario, dice, ma sta a vedere che da due invece se tu li fai tutte e due. È lo stesso discorso, l'Apocalisse non può andare contro queste tradizioni. Come si è manifestato il figlio della luce, così si può manifestare il figlio delle tenebre. Quindi di due di fatto è uno, però si parla di due, ma sono due uffici, due situazioni, non sono due personaggi probabilmente, ma la stessa cosa era prima di Cristo. Il Messia Aronide era il sacerdote. Quando Gesù entra nel Tempio e scacci i mercanti, dice, con che autorità fai questo? Mica sei un sacerdote. Questo era il problema. Oppure il Messia regale che entra a Gerusalemme con l'armata, lui entra su un mulo. Quindi, voglio dire, anche i tempi di Gesù pensavano che fossero due Messia. È facile. E quindi lì è la stessa cosa, essendo l'anti-messia. Walter Binni, noi la ringraziamo per questo spaccato e per questa visione alternativa, no? Anche su un tema specifico che forse è quello che è più curioso, abbiamo cercato di vedere un attimino che cosa ci può aver lasciato di indicazione un santo. Ricordo a tutti i nostri telespettatori la replica di Vadaretro di sabato e domenica e ovviamente il nostro invito a continuarci a seguire. Grazie ancora a tutti.